Buongiorno a tutte ragazze, benvenute, ben ritrovate sul pianeta Makeup. Oggi torno tra voi per un nuovo video dedicato nuovamente a Kiko. Voi sapete che in questo periodo li faccio spesso e volentieri video dedicati a Kiko, ma ancora di più in questo periodo perché da come avrete visto, se per caso non l'avete visto, ve lo dico io, arrivo subito in vostro aiuto a farvi questa comunicazione, annunciazione, e di nuovo tempo di saldi. Per la verità i saldi sono già partiti da un bel po' di tempo e sul sito e ovviamente nei negozi. La collezione estiva Festival Glow è già uscita da un po', tra l'altro è andata scontata anche relativamente presto, e quindi penso che ancora di più in questo periodo gli sconti riguardino sia la nuova collezione, quindi è il momento, se non ne avete ancora approfittato, sicuramente per approfittarne ora se volete provare qualcosa di questa nuova collezione. Tra l'altro in questo video vi faccio vedere le cose che ho preso io, non ho preso tantissimo di questa collezione, adesso poi ve ne parlerò strada facendo, però naturalmente ci sono tante altre occasioni e cosine ghiotte da poter provare, anche sia delle collezioni permanenti ma anche delle nuove collezioni, delle vecchie collezioni passate. Quindi se per caso vi eravate persi qualcosa in passato che volevate provare, adesso magari è il momento di trovarle anche scontati a un prezzo interessante. Era da un bel po' che non passavo da Kiko, sinceramente devo dire la verità, era da un bel po' che non davo un'occhiata al sito, e quindi ho preso qualcosina dal negozio e qualcosina dal sito, perché il negozio non era tutto disponibile. Allora, parto col farvi vedere prima le cose delle collezioni passate. Avevo ancora lasciato qualcosa che mi interessava provare, ma sinceramente non ero così convinta di acquistarle. Adesso però, avendole trovate ulteriormente scontate, ho detto ma sì, ma perché no? Scusate, guardo, come al solito, io chiudo i cagnini dall'altra parte, e però li sento che vogliono venire a trovarmi, poverini, però devo chiudere la porta perché altrimenti arrivano i rumori provenienti dalle altre stanze. Allora, parto col farvi vedere, come vi ripeto, le cose della vecchia collezione. Parto con questo che era quello che mi ero lasciata dietro più degli altri della collezione. Questa è la collezione del Natale scorso, la Holiday Fable, la riconoscerete dai colori e da questa, diciamo, da questo packaging così anticato, diciamo. E questa è la palette, quella da 12 colori, credo sia da 12, sì, e che è questa qua. Alla fine l'ho presa, se andate a vedere i vecchi video vedrete che di questa collezione, quando la collezione era uscita, ho preso quelle più piccoline, che erano quelle che sinceramente mi sembravano da subito più interessanti. Questa l'avevo lasciata un po' perdere perché così mi ero riservata di guardare ancora dei video per vedere, insomma, che cosa se ne poteva pensare di questa palette. Allora, l'ho utilizzata oggi per il trucco di quest'oggi. Ho pensato anche di prenderla in questo periodo perché comunque, benché si tratti di una palette benché si tratti di una palette natalizia, che era uscita appunto nella collezione natalizia, quindi lo scorso inverno, trovo che comunque per i colori che ha sia una palette molto sfruttabile ancora, anche e perché no in questo periodo, non fosse altro che per innanzitutto i colori, io i miei soliti swatch, ecco qua, vi faccio qualche swatch per... Ecco, non fosse altro appunto che anche già solo per questi colori centrali, perché vedete, questi sono colori glitterati, questi due, e poi è una palette fatta di toni sia matte che toni luminosi.
l'ho trovata molto adatta anche al periodo, e poi, come comunque immaginavo, oltre a questi colori ci sono però anche dei colori che non so se è una palette che sfrutterò al 100% tutta, perché comunque allora l'unico colore con cui dare un po' di profondità alla piega è questo, che comunque è un colore che già vedendolo, vi faccio vedere questo marrone con un sottotono un po' prugna, molto bello. Vedete anche questo è un classico colore che, vi dico, io riuscirei a sfruttarlo in questo periodo, ma anche anche in inverno senza problemi. Comunque è un tipo di palette che comunque avevo già appunto preventivato di sfruttarla non a pieno, perché, come vi ripeto, secondo me ci sono alcuni colori che magari non risaltano a pieno, perché sono un po' quelle vie di mezzo, quei colori un po' così. Ma a parte ciò, vi dico, e per il tono di profondità e per i toni luminosi, ad esempio questo panna opaco, che, oddio, che male non è, nel senso che posso sicuramente riuscire a sfruttare magari sull'arcata. Sapete che tanto io sull'arcata utilizzo solitamente questi toni panna opachi, e poi soprattutto, non da ultimo, i colori, appunto questi due glitterati, il dorato e il corallo, che magari più in questo periodo, ecco, quelli forse toni più sfruttabili magari in questo periodo che non nel periodo invernale natalizio, almeno per me. È molto bello anche questo rosato qua. Insomma, tutto sommato trovo sia una palette che comunque qualcosa da dire ce l'abbia, e si possa sicuramente sfruttare magari in più occasioni. Per me è una palette anche un po' da tutti i giorni, tranne appunto quei toni glitterati sicuramente, e questo è il make-up che ci ho fatto oggi. Vi dico, sono riuscita a utilizzare questi colori abbastanza facilmente. Ok, allora, questa era la palette, credo in questo momento scontata, non ricordo se del 30 o forse del 50, forse più facilmente del 50%. Andate a vedere sul sito, io l'ho trovata anche, questa l'ho presa sul sito, però il negozio era ancora disponibile, perlomeno nel negozio delle gru, che insomma è quello dove solitamente vado, che è quello più vicino a casa mia. Allora, collezione invece. Ah, questa è la Happy B-Day Bellezza. Questa è la collezione, una collezione, diciamo, uscita credo, potrebbe essere in occasione dei 20 anni di Kiko, o semplicemente una collezione nata per celebrare alcuni pezzi di collezioni di qualche anno fa, che sono stati appunto riproposti per l'occasione in un packaging festoso. Adesso Ragazze, io come al solito qua sono illuminata a giorno dalla finestra, dalla luce naturale, però questo è un bel packaging bello glitterato che sicuramente, se fossimo illuminati dalle luci artificiali, tirerebbe, cioè, insomma, si apprezzerebbe sicuramente molto meglio, molto di più. E, come vi ripeto, io questi blush li avevo già visti quando era uscita questa collezione, anche quella quest'inverno, però onestamente, mi aveva un po' lasciato, così il prezzo, perché erano a prezzo pieno. No, mi sembra venissero 16-17 euro quasi blush, e quindi ho detto, ma magari aspettiamo un attimo. E quindi anche questa collezione in questo momento, se vi può interessare, io questa l'ho trovata scontata del 30%. E che colorazione ho preso? L'ultima che era rimasta, questo l'ho preso sul sito, e sul sito, vi dico, nel momento in cui sono andata io a vedere, sinceramente era rimasta solo più questa, che è la colorazione 3.
On Mauve Month, vi faccio vedere anche il colore, il numero del colore, e intanto ecco qua, si vede, sì, vediamo se riusciamo, la colorazione 3, ecco, non è per i 20 anni ma è per i 25 anni di Kiko, gli ho tolto 5 anni, la facevo più giovane di 5 anni, Kiko invece no, è arrivata già alla bellezza di 25 anni e quindi niente, avevano appunto celebrato questa ricorrenza prendendo diciamo un po' di prodotti che erano stati appunto proposti in queste collezioni. Ora sinceramente, se mi chiedete di che collezione facesse parte questo blush, onestamente non me lo ricordo, mettetemelo voi sotto nei commenti perché so che lo sapete. Io ho preso appunto questa colorazione perché sinceramente era l'ultima rimasta, ma ricordo all'epoca di essere rimasta un po' flashata dalla colorazione 2, che era quella un po' più pescata. Anche lui l'ho indossato quest'oggi, vi faccio magari anche di questo uno swatch, perché ragazze, questa era la colorazione, quella più tendente al, appunto, al malva. E quello che mi era piaciuto, al di là delle colorazioni di questi blush, era sicuramente la, a parte la profumazione, che comunque una profumazione vanigliata, ma era sicuramente la texture, perché questo è stato, correggetemi se sbaglio, ma è stato sicuramente uno dei primi blush ad essere usciti in questa texture così così luminosa ma non glitterata. Purtroppo non si percepisce molto bene la colorazione perché la mano è un po' scura, vediamo se, ecco, forse qua sul polso che ho la pelle un po' più chiara, ecco qua, forse da qua si apprezza meglio, vedete? È un rosa che, allora, onestamente, e la cosa mi fa piacere, è meno malva di quello che pensavo, nel senso che io, se poi le colorazioni tendono troppo al violaceo, magari le metto poco volentieri, però è per non andare sui soliti pescati, sui soliti corallo, e la colorazione numero 2 era decisamente più corallosa. Quello che mi piace di questo blush è sicuramente la luminosità e come va proprio a dare questa luminosa al viso, ma senza assolutamente né glitter né è una texture molto sottile, molto leggera, e sapete che in passato Kiko aveva, diciamo, per quando si parlava di blush luminosi, insomma, si aveva un po' paura, no? ad acquistare comunque un blush luminoso di Kiko, specialmente per chi non aveva una pelle perfetta, perché risultavano essere magari un po' troppo luminosi, un po' troppo pacchiani, un po' troppo, a volte anche glitterati, per quanto sottili, però comunque un po' glitteratini lo erano. E bene ragazze, questo invece è stato uno dei primi blush che ha avuto successo, perché appunto iniziavano, Kiko iniziava a fare dei blush luminosi, ma tra parentesi, passatemi il termine, un po' più fini e quindi un po' più indossabili anche magari da chi non amava le texture troppo luminose, o chi come me, o per chi come me se ne stava, si stava approcciando a loro un po' per volta. E quindi questo è un bel tono rosato, sì, è tendente al freddo sicuramente, sempre molto comodi i miei swatch. Spero possiate vedere qualcosa, aspettate, ne faccio uno un po' più centrale, vediamo se riusciamo, ecco qua. Vedete come cattura la luce, ma senza essere troppo, nel senso, non so proprio come vi devo dire, è proprio una... E trattandosi di blush cotti,
Vi devo dire che è anche, almeno io vi dico, non so se sia una prerogativa di questa colorazione, è un blush che non fa macchia, nel senso che su di me io ho dovuto anche proprio applicarlo anche già proprio un po' picchiettando il colore con il pennello, perché è un blush con cui assolutamente, se avete i colori come i miei e se andate su queste colorazioni, è un blush con cui difficilmente fate macchia, fate qualunque sorta di pasticcio, perché vi dico, si intravede la luminosità e si vede questo colore che comunque rimane in trasparenza, e tutto sommato sono stata contenta di averlo acquistato. Vi devo però dire che mi ero un po' dimenticata dell'esistenza di questi blush, nel senso, non era un prodotto che comunque mi ero segnata poi di acquistarlo, anche quando fosse andato in sconto, anche perché onestamente, tornando a parlarvi della nuova collezione, sinceramente ero partita dall'idea di prendere uno dei blush di questa nuova collezione. Però vi posso dire la verità, non c'è nessun colore, almeno, allora, sinceramente in negozio non c'erano, quindi non ho potuto neanche vederli dal vivo, però ho guardato diversi video, diversi swatch, e allora, vediamo se avrò l'occasione di vederli dal vivo, ma vi posso dire che non c'è nessun colore che mi abbia attratto particolarmente. Sarei andata sulla colorazione 3 anche di quel blush, perché mi sembra, mi piaceva la texture, perché mi sembra una texture, anche se non ha la lavorazione cotta, mi sembrava comunque che sul viso desse una resa riguardo alla luminosità simile a questa, con la diversità che, vi ripeto, non si tratta di blush cotti, quindi magari saranno un po' più pigmentati, però sinceramente avevo messo nel carrello la colorazione 03, ma poi non mi convinceva come colore. E quindi ho detto, aspettiamo se avrò la possibilità di vederlo dal vivo, magari torneranno in negozio. La settimana scorsa in negozio questi blush non c'erano e sul sito erano presenti solo due colori, l'1 e il 3. Questa era la situazione la settimana scorsa e non lo so se poi cambierà. Quindi, questo blush invece sono stata contenta di averlo preso, quindi sono contenta di essere andata al momento su questo qui e non su quello della nuova collezione. E anche perché, ragazze, quello della nuova collezione, se non è andato, quelli della nuova collezione, se non sono andati già sold out una volta per tutte, magari torneranno anche in vista dell'autunno, in vista insomma dei nuovi saldi. Sapete che Kiko tanto mette spesso e volentieri pezzi appunto di collezioni vecchie, mentre questa, che era già una collezione vecchietta, ho detto magari poi non li trovo veramente più e quindi poi ciao Ninetta, perciò ho dato anche precedenza a quello là. Un altro pezzo della collezione vecchia, questa volta parliamo della Blossoming Beauty, di cui ho preso diverse cose, ho preso blush, ho preso i rossetti in stick, ho preso la palette A4, quella per il viso, quella con il blush, l'illuminante, la terra, e di quella collezione, se vi ricordo, di questa collezione, la Blossoming Beauty, primavera scorsa, primavera o inizio estate? Forse collezione primaverile, di questa collezione, se vi ricordate, erano usciti i rossetti, quelli classici, fatti così, in questo modo, dalla texture più idratante, luminosa, quelli diciamo un po' più morbidi, un po' più confortevoli, e poi erano usciti i rossetti in stick. Di questa collezione, se volete vedere gli articoli che avevo preso di quella collezione, vi rimando a quel video che avevo fatto, perché vi avevo fatto, mi ricordo, il video haul. E tra l'altro i rossetti in stick, se per caso ve li siete persi, vi consiglio sicuramente di provarli, perché erano rossetti che si comportavano bene anche sotto la mascherina. Ora, se Dio vuole, di mascherine forse non ne parliamo più, però erano dei rossetti che comunque aderivano molto bene alla
aderivano molto bene alle labbra, effetto leggero, matte, non seccano le labbra particolarmente. Sono dei rossetti molto piacevoli con una bella performance sulle labbra, sicuramente provateli. Io però vi faccio vedere quello che ho preso adesso in sconto, il numero 03, che è un tono rosato. Di questi forse avevo preso anche le matite, quindi non so se ho la sua matita, però ragazze, classico rosa portabile, sembra anche simile a quello che ho, ma non è quello che ho messo oggi, perché questo qua è uno della nuova collezione. Questo invece è un bel rosa, di quei rosa neutri, anzi forse più tendente al caldo che al freddo, e sempre molto molto amati da me. Classico tono per tutti i giorni, profumo floreale anche di questi, per quanto riguarda questi rossetti, prodotto sicuramente molto piacevole. Vedete, non è un matte, e anzi uno di quei rossetti molto confortevoli e dalla texture un po' diciamo morbidosa ma compatta, quindi sicuramente non un lunghissima tenuta, ma comunque uno di quei rossetti che si lascia indossare quando appunto vogliamo un prodotto confortevole sulle labbra. E questa è la colorazione 03, guardate che bella, a me piace tantissimo questo rosa qua, bello. Forse dalla videocamera sembra più rosa, io dal vivo solitamente non so adesso poi, perché quando faccio i video così a luce del giorno dicono che sia la luce migliore, ma un po' i colori li sfalsa sempre un po', dal vivo rispetto alla videocamera io lo vedo un po' più caldo, ecco, un color legno di rosa, ecco, questo è cioè quel rosa mescolato al marroncino, un po' neutro, un po' My Lips But Better per intenderci, mentre invece qui lo vedo un rosa un po' più un po' più peonia, un po' più vivace. Ok, adesso vi faccio vedere vi faccio vedere i pezzi che ho preso della nuova collezione, quella estiva, la Festival Glow. Ho preso due fondotinta allora, un fondotinta compatto, un fondotinta fluido. I fondotinta compatti di Kiko adesso sono già qualche annetto che onestamente li prendo volentieri, perché noto che li utilizzo abbastanza volentieri, anche se a volte dipende con che mano ci vado, perché sinceramente ho provato questo e mi ha un po' anche messo col pennello, ha un po' tirato fuori la grana della pelle, si vedono un po' i poretti, ma forse sono anche io che ho esagerato con le dosi. Però onestamente ragazzi, allora, sto usando parecchio i fondotinta compatti anche delle edizioni passate, o ancora quello della Unexpected Paradise, che quest'anno, da quando è cominciato il caldo, in pratica se mi truccavo utilizzavo solo lui, perché non sopportavo altro. Se non mettevo lui, mettevo giusto un po' di cipria per opacizzare, e poi blush terra. Quindi questo è il motivo per cui ho voluto prendere anche questo della nuova collezione. In alcuni video avevo sentito dire che questo rimanevano un po' più luminosi, un po' effetto un po' più glow, un po' più luminoso. Allora, forse sì, hanno una texture un po' più leggera, un finish un po' più leggero, ma non aspettatevi questo boom di luminosità, comunque, perché comunque sempre di fondotinta compatto parliamo. E anche questo, questi sono pezzi che ho trovato già scontati. Io ho preso la colorazione 03 perché allora avrei preso forse anche la colorazione un po' più scura, perché io di questi qua, di questi fondotinta, siccome le colorazioni poi si somigliano sempre tutte, anche di anche delle altre collezioni, sinceramente io con le colorazioni vado sul 4, anche sul 5, solo che in negozio
Questo, allora, era rimasto l'uno che era chiarissimo e poi c'erano solo subito le colorazioni molto più scure che veramente per me sarebbero state importabili. E quindi era rimasto questo 03 che era l'unico colore un po' più, diciamo, di mezzo che potesse andar bene per me. E siamo al limite, nel senso che è un colore, se non mi abbronzo, portabile, quindi quest'inverno sicuramente non so neanche se farvi lo swatch, perché comunque dei fondotinta è un po' difficile farvi rendere di che colore si tratta. Il 3 comunque dovrebbe essere quello, diciamo, un po' più neutro e non tanto tendente al rosato, per carnagioni medio chiare. Quindi se avete una carnagione non chiarissima, non ancora sull'olivastro, diciamo, scuro, sull'olivastro intenso, probabilmente questo 3 va ancora bene per voi. Sceglietela se non volete colorazione, se non volete il sottotono né troppo rosato né troppo giallo. Quindi questo è un buon compromesso. Invece, per quanto riguarda la colorazione del fondotinta fluido, questo lo devo ancora provare, l'ho provato giusto in negozio, sono andata con la colorazione 03 Warm Rose. Come tipologia di fondotinta, allora, si chiama Fresh Feel Foundation, esattamente come quello uscito nella collezione della scorsa estate, ha un fattore di protezione 30, mentre questo ha il fattore di protezione 50. Voi sapete che i fondotinta di Kiko delle collezioni estive riportano quasi sempre, sì, praticamente sempre il fattore di protezione, e questo dovrebbe avere, almeno si diciamo presuppone di avere le stesse caratteristiche del fondotinta, appunto, uscito lo scorso anno, che sono appunto questi. Quello dell'anno scorso, dicevano, aveva proprio un effetto fresco, ed effettivamente era vero. Io adesso questo lo provo con voi, l'avevo provato già in negozio, però ho voluto prendere questa colorazione perché era quella, diciamo, rosata, e un rosa un po' tendente all'albicocca, un rosa caldo. Vedete che, allora, sulla mia mano sembra anche chiaro, ma comunque dovrebbe essere uno di quei fondotinta dalla texture, ecco, molto sottile. Vedete che si è già fuso molto bene con la pelle. Questo dovrebbe essere comunque un fondotinta che segue bene proprio anche le magagne della pelle, non dovrebbe fare né effetto mascherone né effetto troppo gessoso, anche perché, trattandosi ovviamente di un fondotinta uscito nella collezione estiva, a me quello della collezione dello scorso anno non era dispiaciuto affatto, l'ho utilizzato volentieri anche in autunno inverno, però avevo preso una colorazione un po' più giallognola, ed effettivamente mi sembra di ricordare che lo scorso anno erano tutte un po' tendenti al giallognolo, mentre se vi piacciono le colorazioni tendenti al rosato, guardate questo 03 e, diciamo, se non è troppo chiaro o troppo scuro per la vostra pelle, potrebbe essere un bel compromesso. Purtroppo, ragazze, non so che cosa possiate vedere, però comunque forse riuscite a percepire, se non il colore, a percepire sicuramente il grado di coprenza, perché mi sembra comunque un fondotinta dalla coprenza medio-bassa, ecco. Quindi guardatelo e sceglietelo se appunto non vi interessano i fondotinta troppo ad alta coprenza. Questo, vi ripeto, era la colorazione 03. Chiudiamo con l'ultimo pezzo, di nuovo un rossetto, sempre della Festival Glow, e questo è quello che indosso in questo momento. Il colore che ho preso è anche lui lo 03. Sono stati gli acquisti del numero 3, perché sono preso 03 di tutto: 03 del fondotinta fluido, 03 del fondotinta compatto, 03 del blush
che vi ho fatto vedere, e 03 pure del rossetto Blossoming Beauty. Me lo devo giocare sto numero, evidentemente. Allora, quindi 03 anche per quanto riguarda questo Make Me Queen lipstick della Festival Glow, quindi questa colorazione nuova estiva. Allora, anche questo un bel rosato, però rispetto a quello della Blossoming Beauty, un rosa più corallo. Allora, ha del rosa anche questo, sarebbe interessante metterlo a paragone con l'altro, magari adesso riprendo l'altro e vi faccio vedere la differenza. Allora, questo sembra un po' più rosa, mentre l'altro sembra un po' più tendente al marroncino, però sulle labbra diventa più tendente al pesca corallo, non so, cioè nel senso c'è meno rosa, sembra anche più freddo sulla mano che sulle labbra. Allora, sì, ma si somigliano tantissimo. Allora, questo è quello della... questo è il Make Me Queen nuovo della Festival Glow. Vedete? Si somigliano parecchio anche dal bullet, così. E adesso ve lo metto qui, vediamo se riusciamo a capire qualche differenza. Allora, sicuramente, allora, per quanto riguarda la texture non c'è nessuna differenza, sembrano usciti proprio dalla stessa famiglia. E la colorazione, vi confermo che effettivamente questo sulla mano risulta più rosa. Questo sarebbe il Festival Glow e questo è quello della Blossoming Beauty. Però dall'anteprima e dal video sembrano quasi la stessa cosa, almeno questo è quello che vedo io qui dall'anteprima. Vediamo se poi quando editerò il video vediamo cosa si vedrà. Ragazze, io il video lo chiudo qua, è stato un piacere stare in vostra compagnia e grazie per avermi seguito fino qua. Io vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un grande bacione. Ciao!